Ciao a tutti, oggi vi ho portato nel salotto buono di casa mia, sul fiume Po. Questo è il fiume dove sono nato e cresciuto come pescatore, da quando con mio nonno facevo le alborelle con la 3 metri fissa, fino ad oggi, oltre 50 anni dopo, dove con le 12 piedi specialist proviamo a prendere qualcuno dei grandi grufolatori che abitano il fiume. È un fiume difficile, che può cambiare condizioni rapidamente, non solo a seguito delle eventuali piene, ma anche nel giro di poche ore. La vicinanza con il mare, tra l'altro, sottopone il fiume all'azione della marea, che non può cambiare il livello del fiume stesso, ma sicuramente può incidere sulla velocità della corrente. Oggi parleremo delle attrezzature con il quale affrontare il fiume, come leggere le varie discriminanti che possiamo trovare nell'arco della giornata, e sta proprio alla bravura e all'esperienza del pescatore trovare rapidamente le soluzioni per mettere in campo una pesca efficace e soprattutto produttiva. Vediamo cosa ci riserva il fiume oggi. Andiamo a pescare e basta con le chiacchiere. Per bypassare l'azione devastante dei piccoli channel sulle esche è obbligatorio usare delle esche dure. Nello specifico noi ci affidiamo alle Arboil, ma soprattutto ai dumbbell della linea Barbel e Carp. Questi dumbbell sono progettati e nati per essere innescati con la bait band. Solo che se noi usassimo la bait band probabilmente il piccolo channel riuscirebbe a sfilare comunque l'esca dal rig. Non sono, diciamo, usabili con l'ago in quanto sono molto duri, quindi prima di innescarli vanno forati con un trapanino. E questa è l'unica esca che ad oggi abbiamo visto che resiste all'attacco dei piccoli channel anche per diverso tempo una volta in pesca. Se parliamo di pastura per fiumi di media e grande portata, e specialmente se parliamo di pastura per il Po, non possiamo rinunciare alla Spicy Meaty Method Mix. È una farina particolarmente aromatizzata con un forte sentore speziato che è l'ideale per andare a sollecitare i recettori olfattivi e gustativi anche del pesce d'Italia. Una base di farina di pesce con aggiunta di una buona percentuale di farina di carne e una grana medio fine, un alto potere collante ideale per affrontare queste profondità e queste correnti. Alla Spicy, alla quale in Po non rinuncio mai, oggi abbiamo unito un 50% di Chunky Fish, stessa base di fish meal ma con un'aggiunta di pesce in scaglie. Il pesce è l'ingrediente principe per andare a attirare e poi trattenere sulla zona di pesca i pesci di taglia più grossa. Queste due pasture unite costituiscono un mix perfetto per poter essere usati in correnti che richiedono feeder anche di 150 grammi e su profondità oltre i 6-8 metri come quelle di oggi. A queste due farine andiamo ad aggiungere circa un 20-25% di pellet da 6-8 mm, scelti nelle stesse aromatizzazioni, quindi spicy e cheesy garlic. Il pellet ha il duplice vantaggio di aumentare la granulometria della pastura e soprattutto di, una volta sul fondo, costituire un cono di alimentazione più duraturo nel tempo, che è indispensabile proprio per trattenere sulle nostre esche gli esemplari più grossi. We'll be right back.
Nell'impossibilità di attuare un'azione di pre-baiting mirata nei giorni precedenti alla sessione, abbiamo necessità di ottimizzare la pasturazione durante la stessa sessione. Molto spesso l'azione dei feeder non è sufficiente per quanto i caricamenti siano a intervalli regolari e ravvicinati. In questo caso ricorriamo all'uso di una pasturazione integrativa. Il bopper nasce proprio per la pasturazione in fiume. È un normale spomb che però ha una particolarità che viene utile quando ci troviamo a doverlo usare in corrente e su grandi profondità. La base è zavorrabile con dei dischi di piombo che sono forniti e nel caso del modello XL come questo possiamo decidere se zavorare da 30 a 150 grammi. Ovviamente noi oggi in queste condizioni abbiamo scelto la zavorra massima, cioè 150 grammi, e questo permette al bopper di arrivare sul fondo e una volta che tocca il fondo di scaricare il contenuto con la certezza assoluta di scaricare il contenuto sul fondo senza che la corrente lo sparga lungo la colonna d'acqua. È un modo efficiente ed efficace per integrare la pasturazione nella zona di pesca dove andremo ad appoggiare le nostre esche. Chiaramente ci troviamo a gestire pesi importanti, abbiamo 150 grammi di zavorra più il caricamento, quindi possiamo arrivare tranquillamente oltre 250 grammi. Serve quindi una canna dedicata per poter gestire in tranquillità questi pesi. La bopper è una 10 piedi con un test curve da 5 libbre e mezza che è particolarmente indicata per questo tipo di lavoro. Nasce unicamente per gestire questo tipo di zavorre e viene utilissima, come in questi casi, quando dobbiamo integrare la pasturazione dei feeder con l'uso del bopper tramite il rilascio di pellet, boil o altri tipi di granaglie. Ovviamente insieme alla canna Corum produce anche il suo trecciato, un trecciato da 65 libbre che permette di operare in assoluta sicurezza. La gamma di materassini Corum si è recentemente arricchita del nuovo modello Supalight che rispetto al modello standard è stato aumentato nelle dimensioni proprio per poter andare incontro alle esigenze di quei pescatori che possono incontrare durante la sessione di pesca carpe o altri pesci di stazza. La parte delle spondine è stata aumentata di altezza e il materassino è stato ulteriormente imbottito, allargato e raggiunge le dimensioni di circa 100 cm. In modo da avere un punto d'appoggio assolutamente sicuro e comodo per poter slamare il pesce. Unitamente a un guadino, in questo caso da 26 pollici, con la struttura completamente in alluminio, possiamo slamare i nostri pesci in assoluta sicurezza. Due parole sul guadino, che abbiamo scelto con una rete completamente gommata, sempre per la massima sicurezza del pesce, e soprattutto a maglia larga, il che ci dà due vantaggi. Il primo, una maggiore manovrabilità in corrente,
e il secondo, evitiamo che i raggi rostrati di channel, barbie e carpe possano incastrarsi nella rete e provocare danni al pesce stesso. Nella pesca in fiume, e in particolare nella pesca sul fiume Po, non abbiamo mai la macchina vicina e quindi dobbiamo ottimizzare l'attrezzatura al seguito, compresa la sedia. Una sedia che ci deve ospitare per diverse ore, anche per tutta la giornata, quindi deve rispondere a due caratteristiche, la leggerezza ma soprattutto la comodità. Oggi abbiamo scelto l'Aeronium nel modello Deluxe, è una sedia che unisce praticità, comodità e leggerezza, quindi è facilmente trasportabile. Una sedia dove sono stati introdotti i braccioli, dove c'è una seduta larga, un'imbottitura per la schiena alta e comoda, e dove la stessa imbottitura può essere tolta, questo per fare in modo che la sedia non sia particolarmente calda nelle giornate estive dove le temperature alte possono creare qualche problema. Una sedia che gode di una intelaiatura in alluminio molto leggera, con dei piedini regolabili e che offre la massima comodità anche nelle sessioni più lunghe. I braccioli non vanno a inficiare l'azione di pesca e anzi contribuiscono nei momenti di stanco, nei momenti in cui non c'è azione di pesca, a rendere la seduta particolarmente comoda e confortevole. Semplicità ed efficienza sono queste le due caratteristiche che si richiedono a un basso lenza per il fiume Po. La montatura è un semplice running rig. Perché running rig? Perché in caso di rottura non dobbiamo costringere il pesce a portarsi dietro il pasturatore. Il Camo Bolt Run Kit ha tutti gli elementi necessari per costruire velocemente una montatura. Il conetto anti-tangle per il terminale, la girella a sgancio rapido, il moschettone di ritenzione per il feeder e il conetto svasato per fare da battuta al feeder stesso. Il pasturatore non può essere che il River Cage Feeder, un feeder completamente in metallo, con i lati inclinati per opporre meno resistenza alla corrente e con dei fori molto larghi in modo da permettere uno svuotamento ottimale, anche con caricamenti fatti di pellet e granaglie. Per terminale, dei braid in versione normale o in versione coated se andiamo a pescare su fondali particolarmente sporchi. Ovviamente in entrambi i casi non possiamo andare su libraggi troppo bassi, un 20 libbre è il minimo che si richiede a un terminale per il fiume Po. Ed infine ami dalla massima robustezza, filo molto grosso e curva aggressiva, proprio per permettere ferrate rapide e sicure su ogni tipo di pesce. Pochi elementi semplici per una montatura assolutamente di fiducia e robusta per affrontare qualsiasi cosa il fiume decida di regalarci. Andiamo!
Ricordatevi che quando sul fiume non succede nulla, può succedere tutto. Nella scelta degli attrezzi non possiamo fare nessun tipo di sconto al fiume. Qua servono attrezzi dedicati di comprovata robustezza e di assicura affidabilità. Abbiamo scelto le Big Water, sono canne dedicate allo Specialist, in questo caso nella versione 12 piedi con due potenze differenti da 2,25 e 2 libbre e mezza. Sono canne che hanno una parte centrale del fusto molto molto potente, con una ulteriore riserva di potenza nella parte bassa verso il manico, ma che costano di una cima piuttosto morbida e di una bellissima azione progressiva nel sottocima. Sono canne che non hanno paura di nessun incontro, per quanto possa essere grande il pesce, ma che consentono comunque, e questa è forse la caratteristica più importante, un'azione di pesca molto divertente. Sono canne anche che consentono di pescare a media e lunga distanza con estrema precisione e che non affaticano il pescatore durante l'azione di pesca. Alle Big Water non potevamo che abbinare dei mulinelli altrettanto robusti ed affidabili. Parliamo dei Latitude, questa volta nella versione 6000, che hanno una bobina piuttosto capiente, possiamo caricare fino a 250 metri di 0,33 e che sono dotati di bait runner. Bait runner che è indispensabile in questo tipo di pesca, in quanto le attese possono essere molto lunghe ed è facile distrarsi oppure essere impegnati a fare qualcos'altro proprio mentre il pesce decide di mangiare. Le Big Water sono dotate di anelli in stile minimale per non appesantire la canna e di diametro maggiorato. Questo è indispensabile in fiume perché spesso ci troviamo a pescare con dei detriti che con anelli di questo tipo non intralciano sul recupero della lenza. Inoltre abbiamo un apicale sempre a largo diametro di tipo antigroviglio per impedire accidentali torsioni del filo in fase di lancio con conseguente contraccolpo e perdita della montatura. Altro prodotto interessante fra quelli proposti da Corum per quest'anno abbiamo il rest basculante. Questo rest da angolazione variabile che si regola automaticamente consente di collocare in maniera precisa la canna con ogni tipo di inclinazione del tripode rispetto al piano dell'acqua e alla sponda. Sono estremamente comodi e si autolivellano nel momento in cui andiamo a mettere la canna in pesca. Anche quando non ho la necessità di lanciare col bopper, ma appoggiarmi su una zona di pesca molto vicina allo spot, l'uso del bopper è consigliato perché ho la certezza assoluta che questi 150 grammi di piombo arrivino subito sul fondo e scaricano le pellet e le boil esattamente dove ho l'esca. Se le lanciassi a mano o a fionda non avrei la sicurezza di calcolare esattamente di quanto a monte farlo rispetto a dove ho posato l'amo. In questo modo invece so esattamente dove sto scaricando i miei pellet e le mie boil.
Po' è un fiume molto particolare, difficile quasi sempre, a volte scorbutico, alle volte perfino dispettoso, e si diverte a cambiare molto spesso le carte in tavola. Si può partire da casa con tutte le certezze di questo mondo, sicuri di fare le cose bene, e queste certezze puntualmente vengono sbugiardate. Il fiume d'altronde è così, o lo si odia o lo si ama, e il suo fascino sta proprio in questa assoluta e totale incertezza. Oggi l'unica certezza che avevamo è quella di far vedere le attrezzature, gli accessori, le montature e la pastura per affrontare al meglio questa situazione. E come sempre succede sul fiume, non c'è una regola precisa che possa dire oggi prendiamo pesce o oggi non prendiamo pesce. A me piace dire solo una cosa: quando sul fiume non succede nulla, può succedere tutto. Ed oggi è successo. Ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.